Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi andremo a giocare con Bastion. Useremo anche la skin mattoncino, ovviamente, skin che mi sono conquistato durante le mie giocate su Overwatch 1, ma andiamo a vedere come l'hanno cambiato perché è uno degli eroi che è stato cambiato di più in Overwatch 2. Allora, assetto tattico, un lento carro armato dotato di una potente mitragliatrice a canne rotanti con Non mi uno sbaglio, vale. oppure due, un mobile carro armato dotato di un'arma leggera e molto precisa. Ok, con 1 e 2 quindi cambi le due formazioni. Poi, tasto destro, granata tattica, lancia una bomba che rimbalza sulle pareti ed esplode a contatto con nemici o il terreno. Proviamola. Ok. Poi, passa da un assetto all'altro con maiuscolo. Ah, perfetto, quindi non devo premere 1. Ah, buono, 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 molto buono. Non devo premere 1 e 2 che lo trovo molto scomodo, sinceramente. E a questo punto credo di aver finito la ultimate ultra. Diventi immobile e spari fino a 3 potenti colpi d'artiglieria. Oh, è da provare, eh. Corazza d'attiva. Riduce i danni subiti mentre Bastion è trasformato. Vai. No, sono morto. Spero di avere un po' di heal. Vabbè, giustamente i curatori sono andati a curare il tank, immagino. Peccato però. Allora, converrebbe tipo iniziare subito a tirare la granata. Grandissimi, hanno ucciso Marisa. Vediamo se riesco a prenderli. Ah, ok, però non posso usare il carro armato troppo lungo. Va bene, va bene, va bene. Non ho colpito nessuno. Sto giocando un po' maluccio, eh. Non sto facendo danni praticamente. Devo tirarla di là la granata. Proviamo ad andare di qui. Buono. Ah, posso tirare la granata anche in assetto da carro armato. Ok. E vi ricordo che appunto sto giocando per la prima volta questo nuovo Bastion, quindi lo sto provando insieme a voi. Vi ricordo anche di lasciare un bel mi piace al video, come sempre, di commentare e facendomi sapere cosa ne pensate voi. Preferivate il vecchio Bastion o questo nuovo? E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Il carro chi lo porta avanti? Mio nonno? Eh? Vi ricordate il Bastion sopra il carro? Con magari lo scudo di Orisa o di Reinhardt davanti, quanto era stronza come cosa? Ho sbagliato a tirare. Ho sbagliato a tirare tutto. Aia. Da dove mi sparano? Grazie. Non riesco a colpire nessuno con questa granata. Devo riuscire a tirarla molto meglio. E così. Eccolo che usa il suo contrattacco. E mo lo purgo. Buono. Di nuovo continuo a premere il tasto destro perché penso di cambiare con il tasto destro. E invece continuo a sbagliare, ovviamente. Vai. Danni ridotti grazie a questa. Buono. Buonissimo. Niente, la granata non è che rimbalzi poi così tanto, c'è da dirlo. Vai, vai, appena mi torna il carro armato ti inculo proprio. Ahia, tiriamo la granata. Oh, non riuscirò mai a colpire qualcuno con questa granata. Boh. Bella lì, tritati. Ma l'ho trito tutti adesso. Devo usare la ultimate, devo provare la ultimate. Tipo, tiriamola là. Oddio, come si... Sì. Ah, è così dall'alto? Oddio, che merda. Vabbè, uccidiamo questa. Perfetto. Grazie per le cure, ragazzi. No! Qualcuno è rippato così. Ah, c'è sombra, eh? Bene, noi continuiamo a portare avanti il carro.
Ma dove è rimbalzata la granata? Ho eliminato una mina benefica. Crepa. Buono. Burettine. Grazie. Ok, abbiamo vinto. La prima partita vinta, stravinta, anzi, non abbiamo avuto alcuna difficoltà. Awesome team play. Beh, oddio. Cioè, sì, abbiamo giocato bene, però gli altri avversari non è che mi sembravano molto in partita, eh. Mi ricordo che io ho fatto una tripla, eh. Ah, c'era anche lui che lo picchiava qui. Ok, forse la mia era paragonabile a questa come play of the game. Ho fatto un bel po' di sfide. Così, dai, via. Non resta che polvere, sfida giornaliera. La miglior difesa, sfida mensile. Ho fatto due livelli del pass battaglia in un'unica partita. Niente male. A questo punto andiamo subito in un'altra partita, sempre con il nuovo Bastion. Partita trovata. Andiamo di nuovo con il nostro Bastion e selezioniamo però la skin mattoncino. Eccolo qua, la skin Lego di Bastion che davano per un evento. Non mi ricordo di preciso quale evento in Overwatch 1, ma se riuscivate a completare delle missioni in quest'evento, in quell'evento, vi davano come regalo la skin mattoncino di Bastion, che detto onestamente è davvero figa. Quindi ci sta come premio. Dopo certo, appunto, le skin in un gioco in prima persona lasciano sempre il tempo che trovano, perché alla fine ne godono di più i tuoi avversari rispetto a quanto ne godi tu. O i tuoi compagni di squadra, dato che tu comunque vedi solamente l'arma. Proviamo a far canestro, qui è proprio impossibile per Bastion poterlo fare. Boh, a meno che si riesca a fare. Oh no, niente, è impossibile tirarlo da qui. Troppo grosso e troppo ingombrante, Bastion. Comunque dai, vediamo di riuscire ad utilizzarlo al meglio, soprattutto di imparare ad utilizzare la sua ultimate, perché, insomma, è un po' tosta questa ultimate da utilizzare, eh. Bisogna imparare ad utilizzarla bene. Magari in combo con un'altra ultimate che... Ma sono già dentro loro, ok. Ho tirato una granata a caso. No, dai, speravo che qualcuno mi curasse, invece è zero. Ero lì a fare un botto di danno, ma nessuno mi ha cagato. Erano tutti lì dietro, ma sono tutti cagatissimi in questa partita. Guardali, guardali, come stanno cacati tutti. Niente. Mi sa che questo team... Buonanotte, io ho già fatto 1500 danni. Però non ho curatori, non ho healer. Unlucky. Riesco a tirare una granata lì. Fare un po' di danni. Appunto, nerfa questo. Mettiamoci qui dietro. Buono, andiamo a prenderla. Prendiamo lei, Mercy. Ok, ho tirato una bella granata. Il problema è che serve uccidere Mercy. Altrimenti qui siamo sempre punto a capo. Ci sto provando. Guarda, questa ragazza è una partita persa a tavolino, eh. Cioè, sto facendo 2500 danni e il mio altro danno ne sta facendo 600. Il nostro curatore non cura. Questa è una partita palesemente persa a tavolino. Nerfa questo. Mettiamoci qui. Vai, mettiamoci qui dietro e ultiamo. Oh, crepa. Può gentilmente morire lei, Mercy, per favore. Grazie. Ci voleva la mia ultimate per liberare un po' di cose qui, eh. Ci voleva proprio la mia ultimate. Ok. Dai, siamo riusciti a riprendere il punto. Sembrava una partita persa a tavolino, e invece sarà comunque persa a tavolino, però. Aspettiamo che lei usi magari un po' del suo scudo, eccolo. Oh, tritato grazie alla granata. No, no, ma dai, l'ha resuscitato. Infame.
Morite tutti, grazie. Perché faccio così poco danno a lei? Scusami. Scusami, perché ha fatto così poco danno? Oh, lei, finalmente. Disintegrata sta. Come si chiama lei? Kimiko? Yuriko? Kiriko? Kiriko mi sembra, sì. Comunque la nostra Kiriko sta facendo davvero una sega di danno, cioè. Cerca di fare danno quando con Kiriko dovresti solamente curare, che sia OP. Con le cure. Tiriamo una granata lì dentro, magari faccio qualcosa. No, zero. Lo sanno che sto arrivando, lo sanno. Niente. Headshot a caso, di nuovo. Questa volta manco lo sapeva. Ha tirato letteralmente a caso e mi ha preso con l'headshot. Ah, mi ha resuscitato, ma grazie, cara. Dove sono tutti? Pepa, grazie. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ripreso al 99%, eh. Bugghino? Ora ho anche la ultimate. Devo tipo mettermi fuori e ultare. Non l'ho preso? Ma questa granata si attacca ai nemici oppure no? Che non ho ancora capito. Che a me sembra ogni tanto che si attacchi. Ok, qua è il momento di ultare. Vai. Ho ucciso solamente una persona, davvero. Tu devi venire giù, assolutamente, buono. E una volta che vieni giù lei, vengono giù tutte. Abbiamo vinto? Dai, dai. Assolutamente, mercy, mercy, mercy e curatori. Mercy agli altri curatori. Ah, cacchio. Non ho sentito la ultimate di Diva. Oh, comunque 6.000 danni, eh. Niente male. Oddio, con Bastion magari può fare anche molti più danni. Stiamo perdendo, stiamo vincendo. Mi sa che stiamo perdendo. Ma se riesco a tirare dentro una granata a fare qualcosa. Vai. Non ho colpito nessuno, purtroppo. Muoio? Sì. Che è grande, grandissima. No! Stavo per andare sul punto. Vabbè, c'era pure la ultimate di tipo. Peccato, peccato. Questa è stata bella combattuta però alla fine, dai. Pensavo. Peccato per quell'inizio di partita, davvero non riuscivamo ad uscire dalla base. C'avevamo i danni che non facevano nulla, praticamente. Cioè, l'altro danno che non faceva nulla. Io avevo tipo 1500 danni, l'altro danno ne aveva 300. Boh, va bene. Purtroppo sta Kiriko deve capire che deve curare di più. Cioè, deve lasciar perdere il provare a far danni, che per carità comunque ne ha fatti 3000, che con Kiriko non sono pochi, eh. Però curando di più, secondo me, sta partita sarebbe stata più facile, insomma. Cioè, cura di più il nostro tank. Sigma comunque sta facendo 9000 danni, niente male. Cioè, cerca di fare quello. Anche perché Mercy può curare, certamente. Però non è che possa fare tutto lei, eh. Lui si è preso Kiriko, vuole andare a fare danni, vuole fare lo gnorri. Andiamo da questa parte, proviamo a fare il raggiro. È andato male il raggiro. Oh, invece è andato bene, lascia stare. Ah, cacchio, non mi ha curato? Avevo Mercy a curarmi. No, ha proprio interrotto la cura, mi sa. Strano. Perché con Mercy a curarti, Diva non può mai ucciderti. Cioè, proprio tranquillamente, non può mai ucciderti, Diva. Stanno prendendo il punto, raga. Bella lì! Bella lì. Vai, 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 vai. Qua mi sa che muoio. Dai, ma dietro il muro mi ha preso. Ma scusa.
Tra l'altro, scusatemi, devo andare un secondo ad aprire la porta, torno subito mentre respawno. Eccomi qui. Hanno suonato il campanello, ragazzi, sapete che quando qualcuno suona il campanello e si è solo in casa, d'altronde, l'unica cosa è andare ad aprire. Allora, dai, raga, cioè, davvero non riusciamo a uccidere nessuno? Chi è dietro? Ma c'è l'altra, la tipa che mi spara, Genji, da là sopra. Ok, devo fare il giro. Devo fare il giro, non ha senso andare di lì. Un 8.000 danni, eh. Insomma, poteva andare peggio. No, comunque, no, appunto, non ha senso andare di lì. Devo fare il giro. Il mio team non ha ancora capito che continua ad andare da quella parte. Io devo caricare la ultimate e provare a sparacchiare lì. Genji di nuovo qui, ma che tue palle! Vabbè, questa poi mi para tutti i colpi. Curatori, manco a pagarle. Oh, grazie, resuscita, resuscita. Muori. Morite tutti, grazie. Perfetto. No, Agate, io curo un corno. Dove arrivate da là? Dai, però, l'ho preso. Ok, dai che l'ho granatato. Raga, potete colpirlo, per favore? È volata giù la mia granata? Mi sa di sì. Buono. Ok, nerfa questo, dovremmo essere al riparo. Sì. Andiamo di qui. Buono. C'è anche qualcuno qui dietro? Nope. Allora, andiamo così. Granata. Lì. Colpito anche lei, crepa. Vai, 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 vai. Buono, altra granata. Uè, andiamo, dai, abbiamo ucciso tutti. Niente male. Oh, 10.500 danni. Poteva andare peggio, ripeto. Entri da qui, magari. Facciamoci qui fuori. Eccolo. C'è un po' di danno mentre arrivo qui, facciamo di sprecare giustamente questo colpo. No, mi ha disintegrato, mannaggia me. Non dovevo andare lì fuori. Ok, non pensavo mi facesse così tanto danno in realtà. Oh, grandissima, mi resuscite. Grandissima. Crepa. Ottimo. Ok. Non rimbalza molto questa granata, o sbaglio. C'era scritto che rimbalzava. Eccolo. Eccolo che scappa. Va bene. Dovremmo aver vinto. Mettiamo una granata lì. Ok, fatemi ultare, grazie. Dai, tiriamo giù quel robo. Buono. Via. Niente, quella con la ultimate comunque riesce sempre a fare un po' di casino, eh. Tiriamo giù lei, buono. Ed ora il Genji. Perfetto. Dai, abbiamo vinto il secondo round ancora al 99%. Questa è la partita del ritorno del bug del 99% comunque. 1-1. Dai. Andiamo a fare l'ultimo round. Oh, comunque con Bastion 11.000 danni, Niente male. Canestro? No, troppo debole. Bastion tira troppo debole. Occhio ai fianchi, potrebbero tentarsela. Comunque Bastion non è malaccio, eh. Penso faccia un po' meno danni rispetto al Bastion di Overwatch 1, almeno questa è la sensazione.
Bastion di Overwatch 1, quando si metteva giù a mo' di torretta, faceva davvero dei danni assurdi, assurdi. E in più poteva starci all'infinito. Questo invece può starci solo per qualche secondo. Poi deve aspettare tipo 12 secondi prima di rimettersi giù ancora la torretta. O meglio, a carro armato in questo. A questo punto. Epa, grazie. Buono. Buonissimo. Ottimo. Un po' di cure qui. Curami. Grazie. Poi continuo a sparare là, qualcuno colpirò. Infatti è morto qualcuno. Bella lì la granata in buca d'angolo proprio. Questa era una granata in buca d'angolo. Tu hai appena sprecato il tuo scudo, vero? Infatti scappi. Madò Genji, quanto è fastidioso da colpire. Infatti Genji countera alla grande, eh. Counter alla grande, Bastion. Ok, qua è un momento per la ultimate. Bella lì. Ok. Oh, di poco, eh. Togenji continua comunque a rompere le palle. O meglio, provare a farlo. Niente. Mi hanno disintegrato alla fine. Pure con la ultimate di Kiriko. Io sto viaggiando su comunque quasi 15.000 danni. Direi niente male. Direi niente male. Purtroppo qua ci hanno ripreso il punto. Mi sa che questa volta tocca a loro. Tocca a loro vincere questo round. Dove sono? Eccoli là. Oh, MP attivato? Nostro MP. Oh raga, cioè mi hanno... sbaglio, mi hanno disintegrato. Fortissimi! Ok, siamo fatti vedere di sopra, noi ora scendiamo qui. Tiriamo una bella bomba lì. Facciamo danni. Andiamo qua qui sopra. E andiamo a fare danni da qui, va bene? Arriviamo qui, tiriamo la bomba e iniziamo a fare mitraglie. Vai, mitragliata. Bella lì! Questa è una bella azione, raga, eh. Assolutamente una bella azione. Tu hai l'aimbot, vaffanculo, vattene, grazie. Questa è stata una bella azione da parte mia. Oh, grande Sigma. Io Genji non riesco mai a colpire. Sto Sigma è fortissimo, eh. Grandissimo. E vai, abbiamo vinto anche questa. Buono, raga, questa è una partita davvero figa. Combattutissima. Neanche se hai preso la play of the game. Non ditemi D.Va, dai, per favore, con la sua ultimate. Niente, D.Va. Tra tutte le belle giocate che abbiamo fatto, è andato proprio a premiare quella più scarsa. Qua avrà tirato la ultimate. Ah no, qua all'inizio. Quando non ci facevano letteralmente uscire dalla base. Qui cosa potevo fare? Io nulla. A parte fare il carro armatino della situazione. Oh, niente male comunque, eh. Niente male davvero. Andiamo quindi a fare l'ultima partita di questo video con il nuovo Bastion. Partita trovata. Andiamo di nuovo con Bastion. Eccoci qui. Vediamo se abbiamo un'altra skin da utilizzare oltre a quella Lego. Beh, questi sono solo colori diversi, eh. Questo color Aurora, rossastro, arancione. Se no, color carbone. Più invece marroncino. Se no, skin di Overwatch 2. Ah, gli hanno messo il cappellino? Kevin, sei proprio tu? Dai, andiamo con la skin di Overwatch 2. Questa battuta di Kevin la capirà solo chi ha visto She-Hulk. Purtroppo per lui. Allora, o purtroppo per lei. O purtroppo per... non so come si dica in neutro.
Allora, vediamo un po' come si riuscirà ad attaccare questo punto, eh. Che difese appronteranno gli avversari? Hanno un Reinhardt. Ok, Reinhardt con Bastion me lo gestisco abbastanza bene. A meno che lui provi a caricarmi. Non so se possa essere caricato quando io ho il mio sono in assetto carro armato. Comunque la granata rimbalza sulle pareti ed esplode a contatto con i nemici o con il terreno. Ah, ok, rimbalza solo sulle pareti, quindi. Mentre i nemici si riprende. E io infatti ho già preso qualcuno. Buono. Oh, raga, ma li ho mandati a casa, figli. Li ho mandati al baretto. Guarda lì che danni che sto tirando fuori. Niente, hanno disintegrato tutto il team. Però io ho fatto 1200 danni nella prima schermaglia. Mi resuscitano? Però resuscitarmi qui in mezzo a tutti sti qua non è proprio il massimo, eh. Mi hanno pure messo il globo della discordia. Infatti. Beh, altri 200 danni così, tirati via. Tirati fuori dal cilindro. Allora hanno anche un Bastion. Perfetto. Sarà Bastion contro Bastion. Devo stare attento proprio, eh. Devo stare molto attento, molto più attento di così. Perché questi mi pelano subito appena mi vedono. Crepa, per favore. Perché non crepi? Perché hai messo quella merda lì. Che mo ti distruggo. Ecco. Dove è andato? Vale. Andiamo qui. Buono. Dai, non per merito mio, credo. Anche se ho fatto 2000 danni, così, da nulla. Però abbiamo preso il punto, dai. Altri danni. Ulto. Che potrebbe essere carino ultare, eh. Dove posso tirarla? Ok, è arrivato qui a rompere le balle lui. Però per arrivare a rompermi le balle c'è morto. E quindi un po' si gode. Non ho tirato l'ultimo colpo, però. Dai, Crepa! Quanto ti manca morire! Niente, un coso lì, come si chiama lui? Non mi ricordo come si chiama il suo campione. È riuscito a battere un Bastion, va bene. Comunque lui è un supporto, tecnicamente. Ricordiamolo. Eccolo. Ok, sì, mi prende effettivamente, anche se sono andato fuori dalla mappa, dettagli, però anche se sono a assetto carro armato mi prende comunque quella carica. Il povero carro armatino. Cos'è sta roba? Reinhardt, cosa ti è successo? Dove sei volato? Il carico è in movimento, questo è importante. Boom! Buono. Trascendi, trascendi. Vai, vai. Trascendete, mi raccomando. Buono. Oh, finalmente crepa. È Baptista, ecco. Mi sono ricordato ora com'era. Baptista. La merda di Baptista. Buono. Anzi, buonissimo, direi. Boh, tu che stai là sopra, ti devi prendere una granata in faccia. L'ho tirata malissimo con la granata. Ma dettagli. Facciamo danno. Il nostro compito qui è fare il più danno possibile. E tirar giù anche Zenyatta. Ecco, fatto. La granata l'ho tirata di nuovo a caso. Ma l'importante è averli messi in fuga. Ora loro si aspetteranno che io esca da qui, no? Quindi è meglio andare da qua, tirare la granata.
Quel Baptiste comunque è molto preciso, eh? Molto preciso. Cioè, mi hanno visto, sanno che posso venire fuori da qui. Io comunque una granatina gliela butto. Bene. Ma che granate tiro, ragazzi, ma che schifo. Fatemi fare un po' di danno, grazie. Sapevo che con lei caricarmi, mostro. Niente, mi hanno ucciso. Però gli ho tirato via Baptiste. Sto facendo dei danni di Cristo e ho la ultimate carica. Ah, abbiamo vinto, perfetto. Non c'è nemmeno bisogno di tirare di nuovo la ultimate allora. Ottimo, dai, questa è stata una partita relativamente facile. Hanno resistito solamente un po' all'inizio. No, l'altro Bastion. Questo è un affronto. Questo è un affronto. Dare la play of the game all'altro Bastion. Vabbè, ma si è girato con lo scudo, ma scusa. La granata anche lui qui l'ha tirata a caso, eh. E tra l'altro mi ha ucciso Reinhardt. Ma questa è la play of the game, ma scusatemi. No, beh, qua palesemente l'ha presa a caso. Ha ucciso una persona che tra l'altro ha girato lo scudo. Ma come si è fatto chissà cosa. Vabbè, comunque io vi ringrazio per aver seguito questo video. Il video sul nuovo Bastion finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacialosphere è tutto. Al prossimo video.